Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e oggi voglio parlare di alcuni dei vecchi giochi di Mana che sono disponibili per PS4. Infatti, dopo aver provato la demo di Visions of Mana, mi sono detto, cavolo, ma perché non mi metto a rifinire, o meglio, a finire in realtà appunto i giochi che avevo preso e avevo lasciato lì da eoni, tipo appunto Secret of Mana. Infatti questo è il, chiamiamolo, remake del capitolo uscito nel 1993. Sarebbe praticamente il secondo Seiken Densetsu. Qui abbiamo pochissime opzioni, possiamo scegliere la traccia audio tra il remake e quella classica. Basta. Usiamo più oggetti. E questo penso che fosse appunto un limite degli oggetti che puoi utilizzare. E partiamo. Infatti questo titolo appunto era uscito originariamente nel 1993, era arrivato anche in Europa nel 94 per lo SNES, per poi diciamo fare comparsate in varie altre edizioni sino arrivare sulla PlayStation 4. E insomma, si tratta di un capitolo storico. Andiamo a scegliere questo. L'audio lo mettiamo in giapponese, si può scegliere appunto tra giapponese e inglese. Non c'è purtroppo l'italiano, cosa a cui dovremmo diciamo abituarci per tutta la saga, perché che io mi ricordi non c'è un Mana tradotto in italiano. Possiamo mettere Kyo come nome, non va a influire. はるかな昔、マナの力によって進化した文明が地上に栄えていた。 Bello vedere comunque come le vecchie opere della Square, perché questa era ancora Squaresoft all'epoca, fosse molto ma molto, come dire, high fantasy, techno fantasy, perché appunto si ha un sistema di gioco classico. Questo era stato il primo Secret of Mana, era stato praticamente uno dei primi action RPG, come lo possiamo intendere anche oggi, diverso da quello che era Zelda, per dire. In realtà appunto era una risposta, se non ricordo male, a Zelda. Perché questo va a proporsi come anche in realtà un capitolo godibile a sé stante, senza aver giocato il primo, che forse è un po' troppo basilare. E effettivamente Secret of Mana aveva preso nuova vita nel 2018 su PlayStation 4 con questa versione che va a modernizzare più che altro il comparto tecnico, proponendo una grafica 3D con dei filmati come questo appunto, che hanno una regia delle inquadrature, una cosa molto diversa dal gioco originale. Quindi
non è come i vari Final Fantasy Pixel Remaster che ricreano modernizzando il classico titolo. Perché una cosa del genere, se l'avesse fatta lo SNES, staremmo ancora a giocare allo SNES. Sarebbe la console migliore di sempre, che in realtà lo è. A mio avviso è una delle console a cui sono più affezionato. E sostanzialmente, diciamo che i tuoi amici sono degli imbecilli. Peccato, morto, fine. E così Secret of Mana finisce con tutte le ossa rotte, ma in realtà siamo sopravvissuti. E diciamo quindi che il gioco. Ok, partiamo. Sì, ho quasi il controllo. È una versione modernizzata, però come vedete la mappa mi piace tantissimo perché è proprio in pixel art classica ed è godibilissima ancora oggi. Però il gioco è una sorta di 2.5D perché alla fin fine è visto dall'alto, ma non ci permette di muovere l'inquadratura, non abbiamo il controllo della telecamera. Va a ricreare appunto lo stile che aveva il gioco classico. Ok, devo raggiungere la spada. Chi non trova le spade senza un'arma è pericoloso. Come ci siamo arrivati sin qua? Boh. Però tornare indietro senza un'arma è pericoloso. Quindi andiamo a trovare la spada. Ken Nukunoda. Dare? Nanda kono ken wa? Hey! Na, mabushii! お化け! Ken. 頼んだぞ。 Tra l'altro è particolare il fatto che il primo Mana in realtà si chiamava Mystic Quest e in Europa fu spacciato come Final Fantasy Adventure. Quindi in realtà io penso avevo anche giocato per il Game Boy. Ma non sapevo all'epoca che fosse questo, o meglio, il suo predecessore. Ok, con la X. È una cosa che era successa in maniera molto strana perché in quegli anni, soprattutto in America, cambiavano i titoli per dare la nomea di Final Fantasy anche a giochi che invece non ne facevano parte. Ok, perché se tengo premuto, do la carica al colpo e quindi posso dare dei colpi più forti. Ha una meccanica strana. Si sta difendendo. Tra l'altro quel tipo di nemici poi verrà riutilizzato spesso. E la cosa particolare di Mana è che è una vera e propria saga parallela a quella di Final Fantasy, perché abbiamo un concept, non dico simile, ma comunque altrettanto realizzato con cura.
e mostri ricorrenti che vanno a creare un vero e proprio immaginario per quello che riguarda l'ambientazione. Ok, in realtà non bisogna tenere premuto, ma basta premere e poi il contatore parte e quindi si può aspettare il secondo colpo. Andiamo. Yan 4 GP. Perché appunto anche nel nuovo Visions of Mana ci sono creature, design dei vestiti molto simili a quelli dei vecchi capitoli. Infatti adesso che mi sto mettendo a rigiocare quelli vecchi, o meglio quelli disponibili per PS4, vedo come abbiano una loro coerenza. No, vediamo, qua abbiamo la caramella, abbiamo varie cose come l'equipaggiamento, perché questo appunto è un action RPG, perché hai delle statistiche che aumentano con i level up, con anche il, diciamo, il tuo come dire, equipaggiamento. Zelda comunque è un adventure, perché hai degli oggetti che prima o poi ti serviranno per andare avanti, ma non aumenti realmente la tua forza. Pochissimi Zelda hanno un sistema davvero RPG. Quindi qua adesso vediamo. Sì. Perché mi sa che anche la spada sale di livello, visto che c'è una sorta di barra. C'è al 99%. E quindi hai una personalizzazione notevole. Questa è la mappa di gioco, che ci fa vedere anche le varie regioni che visiteremo più avanti. Le statistiche, con il fatto appunto di salire di livello, partendo dal livello 1, e anche le nostre magie aumenteranno di potere, quindi man mano che andiamo a utilizzare le armi, le magie, otterremo un incremento, un miglioramento di quella che è a tutti gli effetti appunto il sistema di gioco. Ed è una cosa, ripeto, che Zelda all'epoca non aveva, e ha fatto nascere quelli che sono gli action RPG moderni. In pratica è una sorta di non scappate, voglio exp. E io sono salito al livello 2, quindi sono guarito, questa è una cosa piacevole. Appena l'ho detto ho cominciato a prendere botte, e però ti cura appunto e aumentano gli HP massimi. Tra l'altro, per quanti nemici siano puffettosi, ce n'è davvero una quantità notevole. Oya, janaika, nanda ka atasha. Qua hanno ricreato tutti in 3D,
Non mi dispiace, questa era una wave che c'era all'epoca, di andare appunto, cioè in realtà nel 2018 ormai era quasi finita, però erano andati a ricreare gran parte dei vecchi giochi, anche i Final Fantasy, prima della Pixel Remastered di cui ho parlato, trovate qua sul canale i vari video per ogni gioco. C'erano anche state le remastered, o meglio i remake poligonali, che miglioravano il gioco. Alcuni erano usciti anche su PSP, altri per smartphone. E questo Secret of Mana ha lo stesso incipit, ovvero quello appunto di andare a ricreare un classico con una grafica e un gameplay un pochettino più modernizzato. Ah no, non c'è il salvataggio quando si vuole, mi sa. Il mio status, le magie ancora non ne ho. Man mano che poi saliamo di livello possiamo anche mettere quello come strategia d'attacco. Ci sono qui negozi. Il gioco parte molto lento perché è un gioco comunque degli anni 90. La bandana. Ecco, questa è una cosa che avrebbero dovuto migliorare, ovvero finché non lo compri non sai che cavolo puoi fare con questi oggetti, perché alcuni te lo dice. Però la bandana è quanto mi aumenta la difesa. Li vale 50 GP, che tra l'altro non ho, e non lo so, bisognerà scoprirlo. Era appunto l'alba degli action RPG, in cui miglioravi il tuo equipaggiamento man mano che visitavi nuovi villaggi, li trovavi alcuni nei dungeon come ricompense, e proprio per questo c'è da dire che il gioco adesso può sembrarci un po' grezzo, anche se da un punto di vista tecnico è molto godibile. C'è da dire che non so come dire, al giorno d'oggi è limitato, però è un pezzo di storia, è un remake modernizzato di poco in realtà di quello che è un grande classico, e per questo secondo me vale la pena appunto prenderlo ancora adesso, tra l'altro perché non so se quando pubblicherò il video ci sarà ancora, ma sino al 15 di agosto ci sono gli sconti sui vari giochi di Mana del 60%, quindi un risparmio netto perché li si paga meno della metà. E ripeto, a mio avviso ne vale la pena. Adesso ci curiamo, in realtà non volevo solo vedere se salva. Ecco, si puoi salvare quando hai riposato, ok. Sì, questo è molto classico, non capisco perché quello balli, però ok, sono felice, la gente è contenta e si mette a ballare. Però insomma, andare a riscoprire le origini di questi giochi secondo me ne vale la pena, proprio perché si tratta di quei titoli che hanno fatto la storia
comunque del gaming moderno, e adesso che esce un nuovo capitolo della saga principale, meritano anche appunto di essere riscoperti per vedere l'evoluzione che hanno avuto. Infatti, se andate a vedere il video che ho fatto di Visions of Mana con il gameplay, che è comunque un open map con combattimenti in tempo reale, puoi richiamare le creature, ruoti la telecamera, hai tutta una serie di modernizzazioni che questo titolo si sogna, però comunque ritroviamo lo stesso, diciamo, design di alcune cose, ritroviamo il lato fiabesco, perché comunque Secret of Mana, come gli altri vari Mana, hanno un incipit molto più fiabesco dei Final Fantasy. E andare a riscoprirli adesso nel 2024 non mi dispiace, anche perché li avevo presi apposta per rigiocarli da tanto tempo, ma poi tra una vicissitudine e l'altra avevo sempre rimandato. Anche un pochettino perché scoraggiato dal gameplay, non tanto pad alla mano, perché a combattere, a giocare è molto funzionale, però come diciamo sistema per le quest, per la progressione del gioco, è tanto vecchio stile, e questo mi fa un po' storcere il naso. Detto ciò, comunque trovo che sia un titolo molto valido, ve lo consiglio, e quindi se avete voglia di recuperare i vecchi capitoli, fino al 15 agosto li trovate in saldo sul PlayStation Store, e ne può valere la pena per prepararvi all'avvento di Visions of Mana, che arriverà poi il 29 agosto. Di quello ne riparlerò più avanti, quando avrò appunto il gioco completo, anche perché la demo ti fa provare un pezzo diciamo più avanti nel gioco, quindi non abbiamo visto il vero intro, ma lo scopriremo poi quando proverò il gioco effettivo, anche perché poi l'ho preso fisico per averlo da collezione, dato che ho anche Secret of Mana e Trials of Mana, in realtà io ce li ho fisici. Non ho Legends of Mana fisico perché non l'avevano fatto, e quella è remake del gioco PS1, o meglio la remastered, perché alla fin fine è molto simile, però poi ne parlerò più avanti. Detto ciò, per adesso io vi saluto. Direi che questo è l'inizio del gioco, è l'incipit, è molto lento, il gioco prende piede dopo un bel po' di ore di gioco, con anche il fatto che il gameplay migliora man mano che si sale di livello, che si sbloccano nuove abilità per il combattimento, i nuovi incantesimi. Quindi il gioco è uno di quei titoli che migliora man mano che ci si gioca. È una cosa che in realtà al giorno d'oggi non siamo molto abituati. Si parte quasi al top con il gameplay e migliora di poco andando avanti nel gioco. Qua invece era appunto l'alba dei tempi, nel 1993, quando era uscito l'originale, e si vede proprio il miglioramento del gioco man mano che si avanza. Ok. E qua cadiamo di sotto, perché ci avevo giocato? Non me lo ricordo. Perché alcune cose me le ricordo, ma altre invece tra l'altro devo ricominciarlo dall'inizio,
perché non avevo più il salvataggio. Eppure, ripeto, ci avevo giochicchiato un po'. Non l'avevo mai finito. Probabilmente, qua sbaglio io il tasto, quando avevo perso i salvataggi con una delle volte in cui la console si era piantata e avevo dovuto formattare tutto. Diciamo che avevo probabilmente perso il salvataggio, non me lo ricordavo neanche. Devo sfruttare sta cosa del potenziamento del colpo, se no gli tiro davvero dei colpi da due e mettermi anche nella posizione giusta per colpire. C'è da dire che per essere appunto una tipologia di gameplay di ormai 31 anni fa, perché era appunto del 93, cavolo, è tanta roba. È molto giocabile, molto godibile. Ok, poi quello sarà il maestro d'armi che ci insegna qualcosa. Gli orb si possono mettere negli slot per dare caratteristiche speciali alle armi. E insomma, adesso già il gioco incomincia ad ingranare molto di più. È bello che abbiano realizzato questi filmati completamente ex novo, andando a modificare quello che all'epoca invece erano i personaggi visti dall'alto che dialogavano. Perciò il fatto che ci sia un minimo di regia, i cambi di telecamera, di inquadratura, i dettagli dei modelli poligonali, a me piace un sacco. Devo dire che sono giochi che durano comunque una ventina di ore per finirli, non sono avventure corte, non sono dei platform o appunto dei giochi old school. All'epoca erano belli lunghi da fare, a differenza di altri adventure, perché erano degli action RPG, la componente anche di farmare. Il fatto di poter salire di livello continuando a combattere, a fare diciamo i combattimenti casuali entrando e uscendo nelle aree o in certi dungeon, anche solo per fare i soldi per poter comprare nuovi equipaggiamenti e potenziarsi, è una cosa che aumentava tantissimo la longevità all'epoca e ancora oggi è discreta. Quindi, ripeto, io ve lo consiglio se non l'avevate mai giocato, se non sapevate, non ci avevate fatto caso che sono disponibili. Tra l'altro, io dico, sono disponibili con lo sconto se li volete comprare, ma se avete l'abbonamento al PlayStation Plus Premium, in realtà li avete tutti nel catalogo. Nel catalogo dei Classic ci sono anche questi, perciò diciamo che meritano di essere riprovati. Magari non ci avevate fatto caso o pensavate fosse un gioco molto vecchio, in realtà non è quello del 93 ma è il Secret of Mana del 2018, che merita ancora oggi di essere giocato proprio perché migliora tutte quelle belle caratteristiche che aveva l'originale, che ha dato appunto vita all'action RPG come li conosciamo oggi, perché quello che troviamo qua sono le cose base di un qualsiasi action RPG che potete giocare. Detto ciò, quindi io direi che vi ho fatto vedere un po' com'era il gioco, ho parlato di quello che ha rappresentato e anche quello che aveva rappresentato per me, perché in realtà credo che all'originale non ci avevo mai giocato, ma a Mystic Quest sono sicuro che, perché ce l'ho per il Game Boy con la sua confezione verde,
ce l'ho, proprio quel Game Boy classico, neanche il diciamo il Game Boy Advance. E appunto era Final Fantasy Mystic Quest, che a rivederlo oggi fa molta tenerezza, e poi sul Game Boy era in bianco e nero, però è meritevole di essere giocato, quindi magari ne parlerò in un'altra occasione. Detto ciò, io per adesso vi saluto, spero che questi video in cui mi tuffo un po' nel retro gaming moderno vi piacciono, e personalmente andrò a continuare la mia esplorazione del mana con i vari titoli in mio possesso, proprio perché meritano di essere rigiocati in vista appunto del nuovo capitolo, che almeno così vedrò anche il miglioramento non tanto tecnico ma di gameplay e di struttura della saga. Detto ciò, quindi, io vi ringrazio per avermi seguito sin qui, vi invito come al solito a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e a lasciare un commento per dire la vostra, se conoscevate questo gioco, se avevate provato le varie versioni di questi titoli, comunque la saga in generale. E detto ciò, io vi saluto e vi aspetto al prossimo video.